voi questa conferenza di stamattina è per la presentazione del nuovo mister Alessandro Erra. Uscendo da quelle che sono le frasi di circostanza, è chiaro che se una società pensa di cambiare guida tecnica è perché ritiene che c'è bisogno, o è vero sì, di una sterzata dal punto di vista emotivo, che dal momento abbiamo visto che in questo momento la squadra era un po' spenta da questo punto di vista, ma anche perché probabilmente riteniamo che c'è bisogno di stimoli nuovi, motivazioni nuove anche dal punto di vista proprio della gestione tecnica. Il mister, penso lo conosciate per quello che è stata la sua carriera fino a questo momento, è un evidente segnale che la società non vuole lasciare niente di intentato per raggiungere l'obiettivo della salvezza. E ancora una volta, credo, con sacrificio, mette a disposizione, insomma, della Paganese quelle che sono tutte le risorse possibili per ottenere questo obiettivo. Il cambio tecnico, mai come questa volta, però, non è per scaricare i giocatori di ogni responsabilità. Anzi, da questo momento in poi, nei discorsi che abbiamo fatto anche alla squadra, ci aspettiamo proprio che finalmente questa squadra si assuma anche le proprie responsabilità, dal momento che, come si dice, sono i giocatori che vanno in campo, e quindi niente più alibi per la squadra, niente più atteggiamenti, diciamo così, poco consoni a quella che è una squadra che in questo momento deve salvarsi, e quindi ci aspettiamo quella reazione di orgoglio tipica delle squadre che vogliono raggiungere un risultato difficile sicuramente in questo momento, ma che deve essere caratterizzato da voglia di fare, spirito di sacrificio, e ritrovare quello che è stato lo spirito di questa società per gli anni passati. Certamente, certamente, ma noi da questo punto di vista non ci siamo mai nascosti dietro un dito, ci siamo anche sempre presi la responsabilità. È evidente che quando si trova in una situazione di classifica, soprattutto come quella della Paganese di oggi, le responsabilità della società sono le più grandi probabilmente. Però è chiaro che nell'arco di una stagione la società interviene per quello che sono le possibilità che ha. È chiaro che si interviene sull'organico, come l'abbiamo fatto, credo io, a gennaio, e interveniamo sulla guida tecnica quando riteniamo, a ragione o a torto, che questo può servire a dare più strumenti alla squadra. Quindi da questo punto di vista sicuramente noi come società, io come direttore sportivo e la proprietà tutta, il mea culpa lo facciamo quotidianamente, e sappiamo anche dove potevamo fare di più, dove abbiamo probabilmente sbagliato. Ti rispondo brevemente, poi però vorrei che si passasse sicuramente alla presentazione dell'allenatore. Sicuramente la partita di Cava è stata la partita dove per l'atteggiamento e per il tipo di prestazione offerta ci ha convinto che era arrivato il momento di dare un'ulteriore sterzata. È chiaro che poi abbiamo tante partite dove abbiamo da recriminare, quelle che hai nominato tu sono quelle più lampanti e sono quelle dove la squadra, secondo me, aveva l'opportunità di fare risultato, di fare punti, e invece non l'ha fatto, e lì già ci sono stati dei campanelli d'allarme. Però, sai, cambiare, come dici tu, per l'ennesima volta, ti mette sempre a riflettere un po' in più. Col senno di poi, ma questo lo potremmo dire alla fine, vedendo quello che riusciremo a fare da qua alla fine.
Detto questo, lei ha seguito diverse partite della Paganese, tanto è vero che ci siamo salutati in più occasioni. Ecco, come e cosa ci vorrebbe per uscirne fuori da questa situazione, possibilmente verso la salvezza? Allora, innanzitutto tengo a ringraziare il direttore e la società che mi danno questa opportunità di rientrare. E mio pensiero di solidarietà nei confronti di Fabio De Sanzo. Capisco l'amarezza quando c'è un esonero perché l'ho vissuto in prima persona un anno fa. E il fatto che poi ci siamo visti qualche volta sugli spalti, anche perché essendo comunque locale vedevo anche altre partite, quindi quest'anno sono andato un po' in giro a vedere un po' soprattutto le squadre campane, quindi il destino poi ha voluto che alla fine del campionato queste strade si unissero. Sicuramente la situazione è inutile che siamo qua a piangerci addosso, sappiamo che è una situazione molto delicata, però abbiamo una fiammella che è ancora accesa e noi questa fiammella vogliamo tenerla accesa, anzi alimentarla possibilmente, dando tutto quello che è nelle nostre possibilità. Non so se basterà. Ma la cosa che io ho chiesto ai ragazzi è quella di dare tutto quello che hanno. Poi sappiamo che non dipende solo da noi, dipende anche da altre squadre, da altri fattori. Però la cosa a cui tengo particolarmente è che quello che si ha si deve dare. Da qua alla fine, comunque vada. Poi alla fine si tireranno le somme, le partite sono poche, il tempo è il nostro principale nemico perché non c'è, materialmente non c'è la possibilità di andare a intervenire in modo più ampio, però sicuramente bisogna rattoppare quelle falle che si sono evidenziate. Allora, abbiamo visto più volte la Paganese, abbiamo visto più volte anche insieme, abbiamo visto anche altre partite. Una squadra che domenica scorsa è apparsa pubblica, Ursa praticamente assente dal terreno di gioco dell'Atleti. Io penso che singolarmente è stata una delle partite più brutte della stagione, però comunque la squadra secondo me non è da ultimo posto. Tu l'hai vista più volte, che idee ti sei fatto soprattutto in vista di quest'altro derby con la Casertana che tu conosci bene, che Paganese vede? Allora tengo a precisare che la partita di domenica non l'ho vista, quindi è ovvio che vedendo il risultato, ho visto solo gli highlights, e può far sembrare una debacle, un segno di resa. E quello che è stato, non voglio entrarci in merito perché sarebbe anche poco corretto, quello che ho potuto vedere nelle partite l'ho fatto da semplice spettatore, senza andare a entrare nei particolari, perché non è giusto che sia così, perché poi, come dicevo prima, ho visto anche tante altre partite, lo facevo solo per aggiornamento professionale. E sicuramente una squadra che ha un obiettivo davanti a sé, che possa essere la salvezza o anche un traguardo di alta classifica, non può prescindere da mettere determinazione totale, assoluta, a partire già da domenica. Quello che è stato, io non entro dentro, da domenica in poi quella che deve essere la nostra prerogativa principale è quella di avere una disposizione totale, bisogna concedersi totalmente alla causa, ma non con le parole, con i fatti. E i fatti dicono che bisogna per 97-98 minuti dare ognuno per le proprie possibilità che ha in questo momento, ma metterla a disposizione della Paganese. Solo questo conta, altre cose tecniche, tattiche, lascia il tempo che trovano, quelle vengono in secondo piano. La prerogativa principale che deve avere una squadra che si trova in questa situazione disperata è proprio questa. Quindi ho chiesto questo ai ragazzi, mi sembra che 2 giorni di allenamento mi abbiano comunque lasciato intravedere che la strada deve essere questa. Che ambiente hai trovato? Cioè, che stati d'animo hai potuto percepire dalla società, dai giocatori? Non dico dall'ambiente esterno perché non hai avuto, credo, nessun confronto con l'esterno, ma anche questo segnale, no? Anche questo cambio è il segno che non ci sia ancora arresi.
Assolutamente, io ho parlato lunedì col presidente e anche col direttore, cioè sappiamo le difficoltà, ma la società ci crede fermamente. Conosciamo tutti quanti le difficoltà, però sappiamo che possiamo. C'è ancora un po' di speranza, come ho detto prima, quella fiammella bisogna tenerla accesa, anzi, a partire da domenica bisogna che si alimenti ancora di più. E quindi il fatto che il presidente, che ho visto molto determinato, devo dire, quindi ha fatto sì che trovasse poi di fronte a sé una persona che avesse ancora più stimoli, perché quando uno sta al di fuori ed è fermo da un po' di tempo, quindi ha trovato in me una persona con forse stimoli ancora superiori, e quindi io mi dedico totalmente 24 su 24 alla causa paganese per un obiettivo che in questo momento sicuramente può sembrare impossibile, disperato, che però va iniziato ad alimentare da domenica. Certo. Allora, si è partiti dall'inizio con una situazione, poi a gennaio se ne è verificata un'altra. Adesso andare a stravolgere gli equilibri nell'ultimo mese potrebbe essere ulteriormente dannoso, ma il problema non è come ci si dispone, ma l'atteggiamento che si ha e come si interpretano poi i moduli o i sistemi di gioco. Ritengo che sia l'interpretazione che faccia la differenza e l'atteggiamento stesso che si ha, più che parlare di numeri ai quali non sono molto legato. Quindi manterrai lo stesso impianto di gioco, 3-4-1-2, che è diciamo, il modulo più consono per questa squadra? Ma come dicevo prima, numeri 1-2, 3-5, poi sicuramente come stampo, come identità. La difesa a 3 dal mercato che ne è scaturito poi da gennaio sembra possa essere la base di partenza, per poi trovare a centrocampo e davanti i giusti equilibri e la giusta anche spregiudicatezza che possa farci fare quel salto di qualità in avanti che in questo momento palesa qualche difficoltà in più. E Fornito più no che sì, gli altri due si stanno allenando in parte col gruppo, in parte stanno proseguendo col lavoro personalizzato, ma siamo fiduciosi tra domani e venerdì di inserirli totalmente. Il loro recupero è fondamentale, perché questa era una squadra che togliendo la partita aveva subito tanto, soprattutto fino a gennaio, poi aveva trovato una solidità difensiva, prima di Cava aveva subito poco, però creava anche pochissime occasioni, poche reti. Cioè, l'assenza di Scarpa e Cesaretti è stata anche in questo caso determinante. Cioè, ci sono alcune possibilità che possano rientrare già domenica. Scarpa era già rientrato nel derby. Sì. Va un po' gestito perché questa sua problematica, ma tra domani e dopodomani speriamo di averlo totalmente a disposizione per poi poter avere più scelta per domenica. È ovvio che sia lui che Cesaretti sono giocatori importanti, ma sono comunque, tra virgolette, convalescenti, reduci da acciacchi vari e quindi vanno anche monitorati in questo senso, anche se poi il tempo è talmente poco che c'è da fare anche questo tipo di valutazione, se rischiarli perché il tempo è poco oppure preservarli non so per cosa poi. C'erano altre ambizioni, poi invece anche lì il campionato ha preso una piega diversa. È una gara difficile ma non impossibile, visto il momento che sta vivendo anche la Casertana. Sì, in estate ho fatto una chiacchierata con il direttore e poi la cosa non si è concretizzata. Affrontiamo una squadra che aveva sicuramente altre vedute, altri obiettivi, ma ciò non toglie che affronteremo una squadra di assoluta qualità. Però visto che abbiamo un percorso nostro davanti, dobbiamo concentrarci molto su noi stessi, più che guardare quelle che avremo di fronte, che hanno tutto il nostro rispetto, ma dobbiamo concentrarci su quello che dovremo fare noi, che è la cosa in questo momento più importante.
cercare di evitare quegli errori gratuiti che una squadra che ha un obiettivo così delicato non può permettersi. Altre domande?